nel secondo capitolo del corso Diventa un mentalista, dove approfondiremo alcune tecniche molto molto interessanti. Ma iniziamo con la parte teorica, concentrandoci sulle varie categorie del mentalismo e sui fenomeni che il mentalista può realizzare in base alla tipologia di personaggio scelto. Ma iniziamo con le categorie del mentalismo. Facciamo un salto dall'altra parte, dove troviamo quello che viene chiamato mentalismo scientifico, dove si concentra questo corso. A differenza del mentalismo reale psicologico, in questo caso i personaggi che fanno parte di questa categoria dichiarano di non possedere poteri o capacità fuori dal comune, ma di utilizzare un mix di illusionismo, psicologia, comunicazione efficace e persuasiva per realizzare i loro esperimenti. Fanno parte di questa categoria diversi personaggi, tra cui lo statunitense Banachek e l'inglese Darren Brown, il mentalista che ha rivoluzionato questo ambito attraverso la sua filosofia e le sue performance. Come abbiamo detto, il nostro corso si concentrerà soprattutto sul cosiddetto mentalismo scientifico, proprio perché attualmente è decisamente più credibile agli occhi del pubblico. Vedremo però anche fenomeni più legati al mentalismo classico, come ad esempio i fenomeni di psicocinesi. Ad esempio, vedremo com'è possibile piegare o spezzare un cucchiaino, così come faceva il famoso Uri Geller. Per concludere la carrellata dei possibili personaggi a cui ispirarvi, vediamone tre che derivano dalla fantasia, quindi tre personaggi non reali, ma che possono essere ovviamente molto utili. Il primo è Sherlock Holmes, il personaggio nato dalla fantasia di Arthur Conan Doyle. Infine arriviamo al personaggio che ha reso il mentalismo famoso in tutto il mondo. Ovviamente stiamo parlando di Patrick Jane, The Mentalist. L'idea infatti che abbiamo del mentalismo moderno ci viene da questa serie televisiva e dalle trasmissioni televisive del mentalista inglese Darren Brown. Ma adesso andiamo a vedere un'altra parte estremamente importante dal punto di vista teorico nell'ambito del mentalismo, perché parliamo dei fenomeni. Martina, in questo esperimento parleremo della possibilità di poter influenzare la scelta altrui. Noi siamo convinti di operare delle scelte totalmente libere. A volte è così, ma in molte occasioni siamo influenzati, siamo manipolati dalla pubblicità, dalla televisione, dal marketing, dai social e così via. Facciamo un esperimento che ha a che fare proprio su questo. Io ti darò la possibilità di fare una scelta molto semplice. Ti chiedo di decidere dove mettere questo pezzettino di carta. Se nella mano destra o nella mano sinistra. Questa tua ultima scelta è davvero totalmente libera. Quindi, se vuoi, rimani con la sinistra o altrimenti al mio 3 cambi scelta. 1, 2, 3. Tu hai quella pallina fin dall'inizio dell'esperimento. Puoi aprire quella pallina per piacere. Ti suggestionerò a scegliere la mano destra. Ora, vorrei farvi fare questa scelta. Quindi, ti chiedo di prendere questa moneta a questa altezza qui, sì, e insieme dovete decidere se poggiare la moneta sul più, sul cerchio o sul quadrato. Vi darò la possibilità di cambiare idea quante volte volete. Lavoreremo con queste tre banche e ti chiederò di fare un investimento, di investire dei soldi su una di queste tre banche. Ok, sei pronta? Vai. Sceglierai questa carta. Qui ho una bustina all'interno della quale c'è un bigliettino. Vuoi questo mazzetto o questo mazzetto? Indicalo. Questo. Ok, si tratta dei 4-7 del mazzo di carte. Ti chiederò di fare un viaggio mentale insieme a me. Ti chiedo cioè di pensare ad una città europea che ti piace, okay? Ma non farlo subito, perché la penserò anch'io. E sarebbe straordinario se pensassimo alla stessa identica città. Io sapevo che tu avresti scelto Londra, perché dietro Parigi non c'è nulla. Ma dietro Londra c'è una bella X.